Hola a tutti, come stiamo andando? Anche oggi si studia domani? Assolutamente no. Prima fatevi i compiti e poi venite a vedere il video perché oggi parleremo di Guinness World Record. Ma non di record qualunque. Alcuni che non verranno mai più battuti, forse, da nessuno. Perché sono davvero tosti e complessi da superare e tanti altri motivi che andremo a vedere nel video. Se volete quindi conoscerli tutti e imparare qualcosa di nuovo, entriamo nel magico mondo delle top. E se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, cominciamo! Ah, se volete prendere i cracker questa è l'ultima possibilità, quindi fatelo subito. La prova delle scale supreme. Sembra un nome inventato da qualche mente malata, ma in realtà... È proprio così perché non sapevo come altro chiamarlo e ho visto troppi anime di recente. Nani? Questa prova ha a che fare, come detto prima, con le scale. No no, fermi tutti, nessuno le ha salite a piedi, tranquilli. Anche per me è dura fare due piani di scale ultimamente. A 20 anni ormai la vecchiaia si fa sentire. Questo particolare record è stato battuto con una macchina, precisamente una Range Rover Sport. La sfida si è svolta ai piedi della leggendaria Tianmen Mountain Road di 11,3 km, nota come la Via del Dragone. La macchina era a propulsione benzina elettrica e grazie al pilota esperto è riuscito ad arrivare fino alla cima. Dopo ha cambiato i settaggi per poter scalare 999 scalini che conducono alla leggendaria Porta del Cielo, che segna la fine di questo percorso, la fine vera e propria. Pieno di curve e difficili salite con un'inclinazione di 45 gradi può portare una macchina a fumare in poco tempo, ma il vero record è stato quello degli scalini, quindi la Range Rover e il suo pilota Hoping Tung sono stati i primi al mondo a farlo e nessuno dopo ci ha riprovato, e ovviamente non provateci nemmeno voi a salire le scale con una macchina, eh? Il gol più veloce del mondo. A volte essere il più veloce non è il massimo, insomma i maggiorenni potranno capire. Altre volte invece è questo a rendere famose le persone, come per esempio Bolt o il mitico Valentino Rossi o il fantastico Nawaf al-Abed. Ok, forse non l'avete sentito nominare spesso, ma nel 2009 è diventato una piccola star. Durante la partita tra Al-Hilal, di cui il 23enne faceva parte, e Al-Shuala, stabilì un record ad oggi ancora imbattuto. Iniziò la partita con un calcetto etto etto proprio, che nella più grande sorpresa di tutti finì in porta, completamente in rete. Cominciò così ad esultare e ballare e devo dire che era proprio il caso, una botta di culo così non gli ricapitò mai più. Questo record ad oggi è impossibile da battere perché è una cosa che intenzionalmente non puoi assolutamente fare, deve venirti d'istinto. Per concludere, ai poveri giocatori del Al-Shuala sono stati dati altri 3 regalini dalla squadra avversaria, perdendo 4-0. Scalata solitaria. Una volta sono andato a fare una bella scalata sul muro, con le protezioni e tutto il resto, in un edificio sportivo con un bel materassino sotto. Mi sentivo così realizzato per aver salito quei pochi metri. E poi niente, leggo di un certo Alex Honnold che scala montagne senza protezione e batte pure tanti record. È un arrampicatore alpinista statunitense, che spesso e volentieri rischia la sua vita in arrampicate senza protezioni e completamente solitarie. Per lui bisogna smettere di avere paura e tentare nella vita, in fondo è una sola e non possiamo viverla rinchiusi. Nel 2017 decise di compiere un passo in più verso la fama, anche se non l'ha mai cercata, scalare El Capitan, una delle montagne più dure e difficili da scalare per qualunque alpinista al mondo. È alta circa 2300 metri e il percorso di scalata prevede 900 metri di salita, che lui ha fatto in 3 ore e 56 minuti, senza corda o qualunque altro genere di protezione. Palleggi nel deserto. Sembra il titolo di un film a luci rosse, ma non lo è per niente. Semplicemente oggi non so più come chiamare i punti del video, ma andiamo avanti. Ricordatevi, quando si comincia a palleggiare e diventare bravi si pensa di poter conquistare i campi di tutto il mondo. E per questo il nostro amico John Farnworth ha deciso di sfidare un campo alquanto estremo, quello del Sahara, esatto, il deserto del Sahara. Chilometri e chilometri di distese di sabbia con il nulla più totale. Ma che mi sappia per culo? Ma che rottura, devo dire. Comunque sia, ha stabilito il record per aver palleggiato più a lungo proprio in questo deserto, più o meno 6 chilometri. John ha battuto tanti record in realtà. Possiamo dire che è il re dei giochetti con la palla, ma ammette che quest'ultimo sarebbe quasi impossibile da replicare, tutto quanto rendeva difficilissima l'impresa. Il vento, la sabbia in faccia e i movimenti rallentati a causa di quest'ultima.
Per di più il caldo si faceva sentire bene e a momenti pensava di cedere. Ma tutto è bene quel che finisce bene e io manco a FIFA riesco a capire che tasto si usa per il palleggio. Qualcuno mi aiuta? E fermi tutti, siamo alla pausa quiz, ma un fatto scioccante mi ha sconvolto. Perfino alla domanda dei vulcani avete risposto quasi tutti giusto nelle prime ore di pubblicazione. Infatti era Anak Krakatoa, il figlio del vulcano Krakatoa. Insomma, non so più cosa fare. Se siete tra quelli che hanno indovinato, mettete un bel mi piace e continuiamo. Prossimo quiz sarà a livello Super Saiyan quarto livello, quindi eccovi la domanda. Quale di questi insetti può camminare sull'acqua? A. Gerridi o gerridi, B. Libellula, C. Ippopotamo pigmeo. La risposta si trova in un vecchio video che avevo fatto davvero tanto tempo fa sul canale, quindi cercatelo se volete o altrimenti sparatene una. Cliff diving. Non è assolutamente una parola che ho inventato, ma un vero e proprio sport. Avete presente quando vi buttate da una scogliera per provare il brivido di, volare forse? Beh, io no, eppure una cosa del genere è diventata anche sport nazionale. Sì, esatto, perché in questo mondo anche tagliare delle cose potrebbe diventare uno sport. No, dai, forse ho esagerato. You have a 2-inch rope with a target zone, a very heavy cardboard. Ok. Il brasiliano Lazo Scheller ha stabilito un record ancora imbattuto. Ha saltato quasi 60 metri di altezza. Vi sembrerà una cosa da niente in video, ma in realtà richiede controllo e davvero tanta pratica. Buttarsi senza pensare può portare a bruttissime conseguenze, quindi non provateci nemmeno. Io manco nel mio letto riesco a buttarmi senza spaccarmi il collo. Mantello di api. Alcuni si svegliano la mattina e pensano di adottare un cane o fare una passeggiata per rinfrescarsi la mente. Altri, come un cinese di nome Ruan Liangming, decidono di farsi ricoprire dalle api. Sì, così, giusto per cambiare un po' la solita giornata noiosa. Durante lo show dei Guinness su Canale 5 nel 2015, si è fatto avvolgere completamente come se stesse indossando un mantello di api. Sono servite ben 60 api regine che hanno così attirato 630.000 api operaie. Ha così sostenuto un peso di 65 kg sul corpo, tutto fatto di api. Se pensate che questo sia straordinario, guardatevi il record di Juan Carlos Nogues Ortiz, che per un'ora si è fatto ricoprire da 100.000 api in faccia. Non capisco come mai sta mania di farsi mettere delle api sul corpo, ma una semplice crema ammorbidente no, eh? Canestro da 200 metri. Un famoso canale su YouTube che vi consiglio di seguire, che si chiama How Ridiculous, con più di 5 milioni di iscritti, è composto da ragazzi che vogliono tentare le cose più assurde nella vita e vedere cosa riescono a fare. Uno dei loro video più belli risale al 2018, dove hanno stabilito un record che non si ripeterà mai più. Hanno lanciato una palla da basket da 200 metri, dentro un canestro, e ovviamente è pure entrato dentro, altrimenti che record sarebbe? Anch'io posso lanciare una palla e basta. Ovviamente non è una cosa che si riesce a fare al primo colpo, hanno impiegato ben 6 giorni di esercizio e preparazione e lanci intensi, e con tanti palloni finiti nel laghetto sotto di loro. Il sentiero degli Appalachi. Questo sentiero escursionistico percorre la catena degli Appalachi, sulla costa orientale degli Stati Uniti d'America, ed è una vera e propria sfida per escursionisti in tutto il mondo. La maggior parte del percorso di circa 3.500 km, esatto 3.500 km, non metri, è immersa nella natura e rende ogni passo difficile perché da un momento all'altro si potrebbe pestare cacca di orso senza saperlo. Ma questo non ha fermato Carl Meltzer e Joe McConaughey, due ultra runner, cioè, persone che corrono molto ma molto tempo e molto lontano, sono riusciti a finire 3.500 km in 45 giorni. Ovviamente non hanno corso per 45 giorni di seguito, ma è comunque una cosa impressionante ed è un record praticamente imbattibile. Immersione profonda. Alex Mulchanov è una delle persone più profonde del mondo, non perché abbia una mente filosofica come pochi, ma perché sa andare davvero in basso quando serve. Ok, le allusioni sono un po' ambigue, ma cercherò di spiegarmi meglio. Al mondo esistono i campionati di apnea e immersione. Insomma, le persone devono andare più in profondità possibile, trattenere il respiro per un po' e tornare su. Anzi, 8 volte campione!
E l'ultimo record che ha settato è impressionante. È andato in profondità con un solo respiro per ben 130 metri e tornando su un minuto dopo, il tutto per una durata totale di 4 minuti. Nemmeno lui riprovando è riuscito a battere il suo stesso record. E con questo concludiamo. Allora, volete provare a batterne uno? Io no, di sicuro. Non riesco manco a battere il tappeto per togliere la polvere. Fatemi sapere nei commenti quale record vi ha sorpreso di più e alla prossima, gente. Solito posto, solita voce e, beh, orario diverso.